Salve a tutti voi. Abbiamo deciso di dedicare questa puntata di nuovo al tema del rischio sismico e in particolare ai capannoni, alla loro messa in sicurezza. Come sapete, l'anno scorso, quando c'è stato il terremoto nella pianura padana, moltissimi sono stati i capannoni danneggiati o anche completamente crollati. Ci sono stati anche vari casi di lavoratori e imprenditori morti sotto le macerie, proprio perché non era stato preso in considerazione il rischio sismico. Adesso molte ASL chiedono appunto l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi. Ormai tutta Italia è giustamente considerata zona a rischio sismico. Quindi, che fare per mettere in sicurezza i capannoni industriali, anche costruiti recentemente, da questo rischio di scosse devastanti? Alle mie spalle vedete proprio un lavoro che è stato fatto qui nel capannone dell'Istituto Edile per la messa in sicurezza antisismica. Sono delle piastre che legano i pilastri portanti della struttura alla struttura esterna e al tetto. Vi presentiamo quindi in apertura alcuni filmati sui danni creati dal terremoto rispetto ai capannoni e poi alcune interviste con chi si occupa concretamente della loro messa in sicurezza. Guardiamoli insieme. Lì vede l'architrave che appoggia, c'è un gradino e appena l'architrave va giù da quel gradino viene giù tutto, anche là lo può notare. Invece questa qui è una struttura che ha 40 anni, questa qui ne ha 20. L'architrave è all'interno di un H, quindi non può andare giù come è andato lì. Infatti la struttura qui è tenuta. Cioè. Quindi qui era praticamente l'architrave era appoggiata sul pilastro. L'architrave lì è appoggiata, vede? È solo appoggiata. Ma ne fanno ancora di capannoni così, cioè potremmo andare a vedere dei capannoni nuovi fatti ancora con questo in questo modo qui. Infatti sono venuti giù. Erano tutti costruiti a travi in appoggio. Piani di cemento armato poggiati su colonne di cemento armato. Queste travi sono state sfilate dalle oscillazioni del terremoto e i prefabbricati sono crollati come castelli di carta. Pareti e soffitti venuti giù. Costruiti prima della normativa antisismica del 2005, la legge non obbligava costruttori ed aziende a rivedere le strutture. La prima parte della mia considerazione riguarda il fatto che probabilmente i terremoti di progetto devono essere stimati con una maggiore cautela, nel senso con intensità maggiori. In termini di costo, il collegamento tra una trave e un pilastro in un capannone industriale non aumenta in modo apprezzabile il comportamento del costo. Aumenta invece sì considerevolmente la vulnerabilità sismica, la mancata adozione di accorgimenti relativamente semplici che quantomeno evitano i crolli rovinosi. L'importanza di questi lavori è far sì che in caso di eventuali scosse la struttura che attualmente è solamente appoggiata, le capriate o i solai sono solamente appoggiati a queste strutture, vengono almeno collegati tra di loro per poter fare una camicia che in caso di scosse non viene giù immediatamente, dà la possibilità di poter evacuare. Per strutture tipo queste, fatte su un piano, con pilastri interni che hanno un interasse intorno ai 6-7 metri, collegate da delle capriate, poi sopra le capriate ci sono i pannelli solai, contro un tamponamento esterno, questi consolidamenti abbiamo visto che incidono molto, questa parte che viaggia su 500 metri, quindi abbiamo un costo di 50.000 euro, compreso di materiale, tasselli, bare filettate, resina, tutto quello che occorre per l'intervento. Stiamo mettendo in sicurezza i pannelli di tamponamento esterno. Questi vengono fatti dei fori in corrispondenza dietro abbiamo i pilastri. Questi fori vanno a prendere il pilastro, inseriamo delle bare filettate e le resiniamo e poi dopo vengono imbulonati con una piastra esterna che tiene fermo il pannello al pilastro interno. Così si vanno a collegare i pannelli appoggiati orizzontalmente, li andiamo a fissare i pilastri all'interno, i pilastri verticalmente sono stati collegati con le travi orizzontalmente che erano solamente appoggiate con delle piastre e praticamente queste piastre sono state intassellate alla struttura sia al pilastro che
alla capriata, per far sì che così la capriata non è più solamente appoggiata, ma è praticamente un incastro. Anche lì abbiamo usato fatti fori, abbiamo usato le piattaforme elettriche, si sono fatti fori e poi abbiamo usato dei tasselli chimici. Stiamo, come vedete, mettendo in sicurezza dei capannoni dopo il terremoto. In questo momento abbiamo messo delle barre filettate per legare un po' tutta la struttura, come avete anche visto all'interno che abbiamo messo delle staffe. Dopo aver messo queste barre filettate sto mettendo del silicone per evitare delle infiltrazioni di acqua. Questo serve a consolidare i pannelli, perché all'interno abbiamo fatto un altro tipo di fissaggio per le travi, la struttura portante e quant'altro. Adesso come adesso, dopo il terremoto, sono venuto fuori tutto un tipo tipologia di ancoraggio, di messa in sicurezza di questi capannoni, ed è molto importante legare tutta la struttura. Lei che è un coordinatore alla sicurezza, quali sono i rischi per i lavoratori nelle messe in sicurezza dei capannoni? Sono lavorazioni relativamente semplici, il lavoro in quota è sempre presente. Per lavorare in quota è necessario una piattaforma elevatrice tipo questa, a pantografo, oppure un trabattello, un ponte su ruote, ovviamente montato correttamente. L'operaio, il lavoratore, poi userà un'imbragatura di sicurezza, un casco, un paio di scarpe antinfortunistiche e poi dopo niente procede col tassellatore a fare i fori, come poi detto anche dal collega precedente, fa il foro, la piastra è prefatta dal fabbro, quindi l'ha già formata in officina. E ovviamente il fabbro fa una piastra su misura che ben si adatta al tipo di struttura per il collegamento di travi, pilastri e pannelli. Dopodiché il compito del lavoratore è esclusivamente fare il foro, pulirlo accuratamente e usare una resina con una barra filettata per i collegamenti del caso. Quindi di per sé un lavoro abbastanza semplice. È possibile nei capannoni industriali esistenti che ci sia un impianto, impianti meccanici e impianti elettrici da spostare o da leggermente bypassare, perché ovviamente le piastre poi devono essere appoggiate e collegate correttamente, quindi comunque rimane una potenziale lavorazione aggiuntiva che è appunto lo spostamento di questi impianti. Le aree poi durante l'intervento sono interventi a spot in corrispondenza appunto dei giunti, dell'appoggio dei pannelli eccetera, devono essere recintate in modo tale da delimitare delle aree di lavoro sicuro in cui la ditta esecutrice non va a interagire con le attività in essere da parte delle attività esistenti all'interno del capannone. Quindi comunque segnaletica, delimitazione e un minimo di coordinamento fra le aree. Questo è un classico pannello, un solaio, nelle strutture prefabbricate tipo le scuole, tipo anche fienili, palestre, in cui i solai sono fatti da pannelli prefabbricati, fatti a U, con una soletta sopra, e poi vengono appoggiati alle travi, vengono proprio solo appoggiati. Noi a questo punto li siamo andati ad affissarle con delle piastre ad angolo. Questi sono i tegoli dei solai, questa è la trave, e qui sono le piastre che sono intassellate verso la trave e sono imbulonate tra di loro per impedire questo movimento.